Salve gente, sono Jack di Catena Pisa, benvenuti in questo video di Dark Souls 3. Abbiamo trovato uno shortcut nell'ultimo video e non ricordavo che qui c'erano ancora tante cose da vedere. Stiamo attenti che non spunti una di queste bestiacce fastidiose e rumorose. Un messaggio, ma noi lo evitiamo. Sembra sia tutto a posto. Ascolta attentamente. Bel messaggio, amico. E delle ceneri, perfetto. Abbiamo delle nuove fantastiche ceneri. Allora, vediamo un po' quell'anello. Eccolo qua. Wow, riduce il consumo di PA, ma diminuisce i PV di 200. Interessante, interessante per i maghi. E per chi punta ovviamente a stare lontano. Abbiamo qua dentro quegli stronzi. Ah, eccolo qua. Wow! Una vecchia conoscenza. Quindi. Allora, noi siamo arrivati da questa parte. Di qua sembra che non possiamo salire. Ragazzi! Gli equipaggiamenti di Alba. L'NPC che ci aveva invaso. Continuiamo a mantenerci sul lato destro. Prima però voglio vedere qua sotto. Anzi, qua fuori. Ah. Ok. Beh, suppongo che da lì si avanzi, ci andremo dopo. Prima voglio continuare ad esplorare ovviamente le parti interne. Vediamo questi equipaggiamenti di Alba. Quelli dello stregone, anche questi non avevamo letto. Parte degli abiti tradizionali degli stregoni della scuola del drago di Vineim. Gli stregoni fossero sempre molto attenti all'abbigliamento, persino in vista dei lunghi viaggi, e persino prima che tali viaggi divenissero la norma. Alba. Alba, dov'è? Eccolo qua. 4,2, leggero, debole. Parte dell'armatura di Alba, cercatore dei reietti. Questo elmo di ferro è stato privato di alcune parti per ridurne il peso. Ah, wow. Le storie del cavaliere errante Alba e delle sue avventure con la santa e la strega vengono ancora narrate dai cantastorie dei nostri giorni. Inutile dire che tali ballate finiscono solitamente in tragedia. Va bene. Questa stifera è stata privata di alcune parti. Vabbè, le descrizioni sono uguali praticamente per tutto. Ok. Allora, entriamo qua dentro. Il nulla cosmico? Vabbè. Però di qua. Eccoci. Madonna, dai! Cazzo, ma perché mi volete fare impazzire? Porca puttana. Non ce la faccio più con queste porte che non si aprono. Maledizione. Vabbè, ma non ci sono segni, niente. Quindi non si aprirà da qua.
Porca puttana. Mi sta facendo imbestialire questa cosa. Ah, qua ce l'avamo entrati. Qui abbiamo forse un mimic. Ok. Usciamo da questo luogo angusto. Curiamoci, così abbiamo anche più potenza. Ok. E siamo al terzo mimic in questa zona. State zitti, maledetti esseri buffi. Che cazzo? Oh! Colpo di scena. Sono degli esseri poco intelligenti con armi potenti. Abbiamo un altro carbone, il carbone profano. Crepa, 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 crepa. Ma questo? Ah, questo non è amichevole. Anche a te tre colpi di crepa. Va bene. E quindi, ragazzi, abbiamo anche visitato questa parte qua sotto. Continuo ad essere deluso del fatto di non capire dove cazzo devo andare per trovare quegli altri tesori. Ma vabbè, ci accontentiamo. Ci vediamo nel prossimo video in cui magari continueremo verso di là, o forse ci butteremo dove c'erano quei topi. Solo di Catena Pisa.